ringraziare i miei fratelli rapper della P-Connection, e che è Joe P. che ha prodotto questo beat, e suo fratello Masterpiece che mi ha aiutato a scrivere questa puntata. Il nome della crew lo sai, è Cesano Top Flow, e questo qua è Reporti. Joe P. Production on the beat. Yeah, per la fede i pellegrini, si fanno più vasche della fede pellegrini. Arrivano in quantità, in ogni località, dove si respira l'odore di santità. Già, questo qua è il turismo religioso, che risponde a una richiesta che il mercato fa. I viaggiatori diventano pellegrini quando visitano luoghi colmi di sacralità. Parola di Monsignor Liberio Andreatta, la D della ORP, l'opera romana. Pellegrinaggi che te li organizza con i viti, alloggi e viaggi. Praticamente è come un tour operator controllato dalla chiesa con l'ufficio in San Pietro. Con 500 euro tutto incluso vai a Lourdes, ma con 4.000 ti mandano anche in Perù. E se poi la vedi da dietro il loro bilancio, questa canonizzazione doppia è stato un gran guadagno. Riempiono le casse, non pagano le tasse, perché gli enti della chiesa questi privilegi hanno. Sono leggi d'anno 1929 ancora valide, quindi non pagheranno nemmeno la TASI come prima l'IMU. E per i radicali questo è il primo degli sfasi, e intanto due papi Giovanni vanno in paradiso, e i giovani fedeli vanno a casa col sorriso. Ed un'altra giornata giunge al suo lieto fine, che con questo Reporti di conoscere se è lieto fine.